grazie anche all'intervento della Digos che era qua da stamattina, che ha sollecitato e ci ha ricevuto immediatamente. Ci ha chiesto di spiegare ovviamente la situazione. Noi abbiamo rimarcato con forza quello che abbiamo detto prima davanti a tutti, perché questa è la verità, la pochezza di questo gruppo dirigenziale. Il prefetto non ha la bacchetta magica, il prefetto è un organo del governo italiano sul territorio, lavora in stretto contatto con, essendo anche una regione a statuto speciale, con la regione autonoma, quindi col presidente della regione e con i ministri. Ha riconfermato che il ministro Giorgetti è a perfetta conoscenza della situazione che stiamo vivendo, e non solo, ha trasmesso anche la preoccupazione sua personale, l'impegno suo personale e di tutte le istituzioni nel dire che non solo formalmente, ma sono vicine all'ambaradan tutto, ma alle singole persone, alle singole famiglie. Ha detto che l'impegno sarà massimo, non formalmente. Già oggi pomeriggio parte la relazione al governo, a tutti i ministeri e alla regione. Chiederà urgentissimamente un incontro anche con l'amministratore delegato di Varzi d'Italia. Ho detto auguri, complimenti, si divertirà anche lei. E assolutamente ha rimarcato che le proteste devono esserci, ovviamente non ha usato questi termini, però che lo Stato, la polizia, le istituzioni comprendono il malessere delle persone e che però non bisogna andare oltre a quelle che sono le norme di legge, perché altrimenti mettiamo in difficoltà chi in questo momento è pienamente al nostro fianco. Quindi abbiamo sostenuto che noi questo pomeriggio faremo una riunione di coordinamento dell'RSU, che entro questa sera daremo comunque notizia. Ci viene in aiuto la velocità con cui corrono le notizie, i telefonini, i computer, quindi non avremo come in passato la difficoltà a fare volantini e così via, perché le notizie corrono, quindi daremo pronta informazione, studieremo veramente, perché sembra una cazzata, ma una cazzata non lo è, organizzare senza distruggerci i presidi per verificare che le cose non vengano portate via. Mi sembra più corretto nei vostri confronti dire che cosa faremo, lo trasmetteremo dopo la riunione di oggi dell'RSU e del coordinamento e delle segreterie territoriali, che ringrazio, che sono qua da stamattina, di Fimpion Wilm e di CGL CISL e Will, che erano prima, e credo che assieme costruiremo i percorsi.